C'è chi è rimasto fuori dal teatro Alfieri di Castelnuovo, circa una cinquantina di persone, per il saggio di fine anno del Judo Club Fornaci del presidente Ivano Carlesi. Oltre un centinaio, 168 per esattezza, i ballerini e gli atleti che si sono esibiti nell'ambito dello spettacolo che ormai da oltre 40 anni la società fornacina regala alla comunità della Valle del Serchio. Il saggio ha rappresentato l'occasione giusta per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza, una serata che ha proposto una cifra artistica non indifferente, di tutto rilievo, ma con un obiettivo che va anche oltre. Io credo che così dare questi soldi a tutte le associazioni di volontariato del territorio, dal 118 ai donatori di sangue, alla stessa associazione che ci ospita stasera, la Cometa, è il più grande risultato, oltre che sportivo, anche sociale, che potevamo raggiungere. Quindi siamo orgogliosi di aver staccato questa sera un assegno da 100.000 e passa euro, che in tutti questi 41 anni di lavoro ci ha permesso di far star bene forse qualcuno che soffre. Sono stati 560 i biglietti venduti con ricavato che andrà a supportare le iniziative dell'associazione Comete. E anche quest'anno, come ormai da diversi anni, dobbiamo ringraziare il Judo Club, che è parte essenziale dei nostri progetti, possiamo dirlo tranquillamente. Grazie a loro riusciamo a condividere sul territorio quelli che sono i nostri obiettivi e grazie a loro riusciamo a donare, anche se vogliamo, ai genitori una serata che è tra beneficenza e spettacolo. Grazie. Judo Club Fornaci significa ovviamente judo, ma anche karate e tanta danza. Nell'occasione le ballerine e gli atleti hanno proposto al pubblico dell'Alfieri uno spettacolo magnifico, originale e forse unico al mondo. Esatto, abbiamo unito il judo alla danza, dove il judo sta per cedevolezza, cioè la via della cedevolezza, judo, e la danza grazie a arte, e quindi un qualche cosa che abbiamo unito insieme per creare uno spettacolo, credo, unico in Italia, e stasera veramente ha fatto venire la pelle d'oca a tutti coloro che erano presenti al Teatro Alfieri di Castelnuovo.